Un saluto a tutti gli amici di Addocoglio Coglio. Naturalmente siamo nella capitale europea della cultura, siamo a Matera, una serata veramente meravigliosa. Non siamo immersi nei sassi perché altrimenti qua veramente, se a quest'ora dovessimo stare in mezzo ai sassi, non ci ritroverebbero più. Adesso cerchiamo di occultare le nostre membra, cerchiamo di nasconderci e vedere se riusciamo a trovare qualcuno. A dopo. Abbiamo una persona, un attimino vorrei intervistata perché molte... Signora, dove sta andando? Signora, dove va? Dai sassi. Senta, ma con quei tacchi, non ho capito. Sì, tacchi 15, 44. Sì, in fila per sé con il resto di due. Stia calma, stia tranquilla. Ma senti una cosa, ma come si permette di andare la sera con i sassi, con questi tacchi? Gentilmente mi lasci stare. Ma come si chiama? Chi è lei? Io sono Tiffany. Tiffany, senti una cosa, ma posso farle un'intervista? No, per carità, mi lasci stare, che io ho da fare, devo andarmi a... Che deve dare a mangiare i gatti. Io vediamo se riesco a rintracciarla, perché mi piace il personaggio. Una che cammina con tacco 44 su scale di Matera, veramente è veramente una cosa assurda. Vediamo se riusciamo a raggiungerla. Ancora lei? Signora, io sinceramente non volevo disturbarla. Volevo, visto che c'era l'occasione, volevo farle un'intervista per Addocoglio Coglio, capisce? Addocoglio Coglio. Senta, ma lei è qui, è in vacanza, aspetta qualcuno? Allora, io qua ci vivo e quindi non sono in vacanza. E sto aspettando i miei amici che verranno qua, perché ci trascorriamo la sera. Visto che c'è sta gente. Certo, e questo è uno dei locali più belli di Matera. Ho capito, dico, fra un po' il livello mangio. È molto più... Ma tutto lei si mangia tutta sta roba? Sì, tutto io. E si sciosci pure? Sì, mi scioscio, guardi. E mi impupo anche tutta. Lei è veramente simpatica, sa. Senta, la lascio al suo mangiare, forse la ribecco dopo. Ma speriamo. Che personaggi che ci sono qua a Matera, mi dice pure speriamo. Addocoglio Coglio. Eccoci, l'ho vista, so sicuro, senti i tacchi che arrivano dalle... Ah, devo beccare. Ecco qua, signora. Signora? Signora, l'ho vista, The Red Woman in Red. Senta... Senta, ma di nuovo lei? Ma che cosa vuole? Tiffany, posso salire lo scalino? Senta, voglio entrare un attimino. Ma lei ha... No, non mi salga lo scalino, che salgo io, salga lei. Senta una cosa, ma Matera, lei cosa fa? Ma intanto a lei non interessa, per ora sto girando per i sassi. Beh, ma lei è sempre col tacco 44? Sempre, tacco 44. Ma lei è una cosa veramente meravigliosa, sa che l'ammiro, ma l'ammirano in tanti. Che cosa ammira di me? No, dico il tacco 44, volevo dire, ma senta, signora Tiffany, senta una cosa, ma casa, c'ha casa qua lei? Certo, io abito qua. Abita qua? Ma naturalmente. E allora dico, se si può vedere domani, un giorno di questi? Se gradisce venire da me domani mattina, non c'è nessun problema. Ma in orario di colazione. Minchia, colazione da Tiffany, non so se mi spiego. Ho fatto la battuta? No, niente. Dobbiamo ridere? No, non era una battuta, senta una cosa. Ma mi può dare una cosa? Senta una cosa. A me mi scappa un attimino di andare... Qua dietro subito, qua sotto, c'è un bel alberello di mele. Alberello di mele? Io ci devo andare là vicino, non c'è un coso pubblico? No, c'è proprio qui l'alberello. L'alberello di mele, va bene, allora signora, sai cosa facciamo? Sì. Sai che le dico? Io l'alberello di mele ci provo, naturalmente. Sì. Noi ci vediamo domani mattina, colazione da Tiffany. Colazione da Tiffany, una cosa però. Mi dica. Deve venire con un tacco 46 in piedi. Sì, io non sono... Va bene, signora, la saluto. Ecco, mi saluta da Coglio Coglio. Arrivederci da Coglio Coglio. Queste sono le nostre interviste casuali per Matera. Ridi che mamma ha fatto i gnocchi. Lei se ne va via per la nostra serata. Noi naturalmente abbandoniamo questo magnifico mondo di sassi e noi ci rivediamo per una delle nostre interviste in giro per il mondo. Saluti da parte di Ronnie Genovese. Alla prossima.